motori a 360 gradi di Sky 229, siamo la concessionaria Agrica Mercedes. Agrica vuol dire Brescia, Piacenza e Mantova. Siamo col product expert Giorgio Albini. Cosa proviamo oggi? Oggi proviamo la GLA 250e. GLA è il SUV più piccolo di casa Mercedes, è giunto ormai alla sua seconda generazione. Presenta un look aggressivo e dinamico, senza però allo stesso tempo rinunciare allo spazio. La versione 250e ha un motore 1.3, 4 cilindri in linea, da 163 cavalli e 75 kW di unità elettrica. Quest'ultima ha un'autonomia che varia dai 53 ai 60 km. Adesso andiamo a provarla. La peculiarità di questa vettura è che il 90% del percorso, sia sul ciclo urbano sia sul ciclo extraurbano, può essere percorso in modalità totalmente elettrica, e questo direi che è un elemento cardine di tutte le vetture appartenenti alla gamma plug-in. Ecco. Stamattina siamo partiti dall'Agricar, mi ha detto proviamo un ibrido. L'ibrido, per uno che non ha detto i lavori, può rappresentare un qualcosa di fantascientifico, ma invece in concretezza cos'è? Sì, la vettura ibrida è una vettura che sostanzialmente ha due motori. Ha un motore elettrico e nel caso di GLA la batteria è posta sotto il pianale di carico. E davanti, quindi nel cofano, ha un motore classico a combustione interna. A questo punto mi permetto di chiederti, tu che hai avuto modo di guidarla, di provarla, sia sul percorso appunto urbano che extraurbano, qual è la tua opinione in merito? Ma devo dire che è una piacevole sensazione guidare vetture plug-in. Siamo partiti dal centro di Brescia, abbiamo fatto tangenziale e sinceramente io pensavo di andare col termico, invece mi sono accorto che poi ci sono le varie segnalazioni che stavo andando in elettrico. Una guida completamente diversa, una guida scorrevole, anche perché quando deceleri in automatico il motore ti supporta, poi acceleri immediatamente e c'è l'immediatezza della motricità della vettura. Siamo arrivati qui a Iseo, abbiamo fatto le stradine della Francia corta e pensavo ancora di essere in termico, invece continua ancora questa autonomia importante dell'elettrico. Siamo arrivati qui a Sassabanec, proprio un chilometro prima è passato al termico. Devo dire che non ho trovato nessuna differenza. Devi stare un attimino attento, accorto nella guida, perché è una guida completamente diversa dal termico, perché ti aiuta il motore quando deceleri e col termico sei abituato a una guida più fluida. Invece qui, con l'aiuto del motore, ti dà quella sensazione di tranquillità e di serenità. Al di là che poi l'abitacolo è fantastico, sembra di essere in un salotto, ma questo è una delle peculiarità del gruppo Mercedes. Assolutamente sì, infatti non so se hai avuto modo di far caso che la batteria non va poi a portare via spazio a quello che è il vano bagagli, proprio perché è posta al di sotto del piano di carico. Per riallacciarmi un po' al discorso che facevi prima, per quello che riguarda un po' la gestione dei consumi, tramite il Dynamic Select c'è la possibilità di andare a modificare poi le varie mappature del motore, dunque c'è la possibilità di utilizzare la vettura soltanto in modalità elettrica, oppure in modalità comfort, quindi plug-in, e dunque poi a seconda del modo con il quale utilizzo l'acceleratore e il freno, poi la vettura decide se utilizzare il motore termico o la batteria.
E questo direi è un altro elemento fondamentale proprio appunto per riallacciarmi anche al discorso che facevi prima. A proposito di autonomia di batteria, è la classica soluzione per chi ha un lavoro in città che sa che praticamente può coprire 30-40 km all'andata, 30-40 km al ritorno e lo può fare in tutta tranquillità. Esattamente, sì. Comunque, come dicevo prima, il 90% del percorso può essere attraversato in modalità totalmente elettrica, come abbiamo fatto noi questa mattina. E poi sì, per i viaggi lunghi c'è appunto la possibilità di utilizzare il motore classico a combustione interna. Quindi direi è un giusto mix tra la vettura totalmente elettrica e la vettura appunto sola a combustione interna. In questa ottica si colloca ecco la vettura plug-in, quindi è adatto all'utilizzo quotidiano di tutti i giorni in città, ma nel momento in cui poi mi trovo a dover affrontare un viaggio di media lunga durata, direi che è una vettura molto confortevole. Oggi abbiamo visto e provato insieme la nuova GLA 250e plug-in hybrid. Non perdetevi le prossime prove in Agricar con le novità di casa Mercedes.